Ciao a tutti ragazzi, sono Star Black. Come potete vedere, questo è il tutorial di Half-Life Black Mesa. L'ho voluto fare soprattutto per completezza perché mi garba un sacco questo gioco, contando anche della mia infanzia. E in più ne approfitto anche per parlare un pochino dei piccoli progetti che ho sui video. Continuerò nei prossimi video che saranno Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift. E visto che viaggiando su YouTube ho scoperto che esistono anche delle varie mod, alcune le ho già ribadite nei video precedenti, tipo la Zombie Edition. E sono curioso e vorrei spippolarci Vorrei stipulare un pochino queste varie mod e cercare di giocarne il più possibile anche per gli altri appassionati come me. Come potete notare, questa qui non è la versione aggiornata come ho fatto nel gameplay, è praticamente la versione del 98. La cosa brutta è che, cioè a mio parere, che non sono riuscito a trovare in italiano, ho provato a scaricare le patch, però nisba nulla. Ci attacchiamo così. Cioè, sono riuscito a scaricare la versione vecchia, però per ora non sono riuscito a fare altro. Allora. Ah, giusto. Parlando di gameplay, vabbè, ovviamente per Minecraft ne farò uno ogni tanto mentre attendo la nuova versione. Perché ho visto che nella nuova versione si potrà commerciare con gli NPC e ci saranno nuovi item e tante altre cose, così almeno è completa come gameplay per poterci fare l'hardcore. L'unica cosa che sono in dubbio, sul casco, l'unica cosa così, in cui sono in dubbio è su come farlo, cioè nella nuova modalità in cui puoi scegliere hardcore, fascio normale, e c'è un'opzione di scegliere i biomi giganti, cioè giganti mi pare, cioè che sono più grandi, più estesi, o i soliti normali che durano un po'. Cioè mettetemi un commentino sotto e a seconda della percentuale deciderò. Sì, termine la porta. Sì, poi in futuro ho intenzione di fare anche gameplay di Half-Life 2, anche se ci ho già giocato su Xbox, però ovviamente solito discorso perché sono, come si dice? Un fan di questo gioco. Cioè, sempre per completezza ho intenzione di fare anche su quelli, e lì ovviamente ho notato che ci sono delle mod e ovviamente giocherò anche quelle se mai un giorno riuscirò a installarle, perché provate a installarla quella della Zombie Edition, non ci sono riuscito a tagliare ancora le gambe. Poi ovviamente se riuscirò a scoprirlo farò ovviamente un video su quello, perché c'è gente come me ovviamente che quelle mod non ci sa proprio fare, così almeno do un aiuto alla comunità in italiano, perché l'italiano c'è proprio lo 0,50% proprio lo straccio sui tutorial, ovviamente anche sui giochi. Come esempio Half-Life, alcuni capitoli erano fatti in inglese, altri in italiano. Questa cosa è un po' che fa un pochino crisi sui giochi in Italia. Uno che ci capisce ci capisce un H sull'inglese, gli tocca servirsi in inglese. Una cosa fica che si potrebbe fare, che ho notato nelle mod su, non mi ricordo come si chiama, che ci stanno un po' tutte le lingue. Tipo questo gioco, cioè il video era di un francese che ci sta un po' di inglese, un po' di francese, un po' di spagnolo. No, era spagnolo che ci sta un po' di francese, un po' di inglese, un po' di spagnolo. Che però c'ha sottotitoli in spagnolo. Lì già è più fica come idea, così per coinvolgere un pochino tutte le nazioni.
Invece Brick Force l'ho messo un pochino lì perché tanto ci ho giocato solamente nella versione closed beta, che ora hanno fatto un troiaio con aggiungendo la roba che puoi pagare. Ora sto un pochino vagando nei discorsi perché sto parlando nel gioco. Comunque a mio parere la versione vecchia è molto più figa, proprio perché ricorda i vecchi tempi in cui si giocava, nel 98 in cui si giocava. Poi? Next area? Your HEV suit monitors blood oxygen. Proof. Non ho visto nemmeno che non stavo, di solito ci stavo nemmeno che non stavo. Non so se ci stavo nemmeno qualche sera. Vabbè. Mi sto allenando di brutta maniera su Minecraft per fare l'hardcore. C'è una modalità estrema che c'è una vita se schianti fine. Ora deve essere più preparato. Disse il campagnolo, mi ha fatto cambiare un po'. Almeno sono più pronto per fare gameplay, in modo che non schianto subito la prima puntata. Ok, allora, ho fatto il bagno nella merda. Collegherò comunque questo video come video iniziale, poi dopo alla fine, come tutti gli altri che avete notato, ci metto il tastino che potete, cioè che dice di andare al video successivo. Pixel. Andiamo fino alla mattina, tanto che... se avete fatto caso, no, durante i video vedete che... cioè, il lumino va fluido, però ogni tanto vedete che gli spunta all'improvviso un'altra arma. È per il semplice motivo perché con i teletrasporti, i caricamenti, ho avuto problemi. Cioè, che mi si bloccava... toccava riavviare 20.000 volte il gioco. Anche questo qui è un altro dei motivi per cui ho scelto di giocare alla versione vecchia, così almeno c'ha meno bug, meno di tutto, perché poi alla fine nel Source c'ha l'unica cosa che c'ha in più è la grafica che si migliora, che sinceramente a me garba tanto così. Osservando un pochino la storia dei giochi, proprio questa grafica ha fatto storia nei vari giochi, il gioco in sé, quindi preferisco rimanere così.